È una storia ambientata a Londra, ma qualche anno prima, esattamente nel 1975. In quell'anno accaddero parecchie cose, una delle quali è che si tenne uno di quei concerti storici, leggendari. È uno di quei concerti che, se fosse vero che tutti quelli che hanno detto che c'erano per davvero, allora più o meno ci sarebbero state circa 300.000 persone. In realtà il locale era molto più piccolo, però è uno di quei concerti che ha segnato proprio la storia, ha fatto la storia. Qualcuno l'ha definito come il concerto per eccellenza di Bob Marley. Non so se questo sia vero, secondo me ce ne sono almeno tre o quattro sullo stesso livello, ma sicuramente tra questi tre o quattro c'è questo concerto del quale parleremo e racconteremo la storia questa sera qui alla Casa del Jazz. Wilson, hai preso i biglietti? Cool man, cool man. No problem, Mark. No problem, Wilson. Hai preso quei fottuti biglietti? Li ho presi, li ho presi. Ma sei proprio sicuro che puoi venire? Stavolta è tosta, stavolta è roba nostra. Tu che c'entri? Quando cominciava con questa storia del tu che c'entri, Wilson diventava francamente insopportabile. Era come un pugile che scopriva il punto debole del suo avversario e cominciava a picchiarlo con precisione scientifica, proprio lì, solo lì. Hai la mascella che non regge? E io ti colpisco lì, solo lì. Vediamo un po' quanto resisti. Tu che c'entri era la mia mascella, e lui lo sapeva. E in fondo era proprio così, ma questo non gliel'ho mai detto. Su queste e altre cose oggi posso anche accettare di aver sbagliato, ma questo non vuol dire che non ho gli altri ad aver ragione. C'è una gran bella differenza tra le due cose. E comunque, Wilson, quando pronunciava quella frase, tu che c'entri, mi era cordialmente antipatico. Non lo sopportavo, anche perché quelle parole le scandiva lentamente, lentamente con quell'accento giamaicano che era già musica e che a me non riusciva mai, nonostante ore e ore di tentativi. In ordine sparso, mi ricordo di altre cose che a lui riuscivano perfettamente. E a me no. Camminare con quel ritmo che non voleva dire essere dinoccolato, o meglio, voleva dire essere dinoccolato, ma anche e soprattutto figo, o meglio, cool. C'era un sacco di gente, ma proprio tanta, tanta gente, fuori dall'Asylum, e poi nel foyer, si dice così, dell'Asylum. E mi ricordo di uno che era, il numero uno in assoluto, alto, grande, grosso, con il cappello di lana. Vendeva biglietti, tutti. Ovviamente, rigorosamente, falsi, ma proprio falsi. Però era alto, grande, grosso, col cappello di lana, quindi aveva sempre ragione. Insomma, questo tizio, proprio davanti a me e davanti a Wilson, ha venduto qualcosa come 10, 15, 20 biglietti. Si è messo i soldi in tasca. Poi ha tirato fuori un altro biglietto, ma proprio falso, ed è andato alla cassa e ha cominciato a urlare: è possibile che mi avete venduto un biglietto falso a me? Io l'ho comprato in prevendita, datemi un biglietto vero. Beh, ci credettero, prese il biglietto vero, se lo mise in tasca ed entrò anche lui all'Elysium. Non senti dolore? Ah, quell'incipit era memorabile. Sì, mi ricordo che glielo dicevo sempre a Winston. Guarda che quella cosa lì è clamorosa, è poesia vera. Ma lui di queste cose, della poesia vera, in realtà non è che gliene fregava granché. Però mi ricordo French Town Rock, fantastica. E poi Slade Lager, bellissima, era un pezzo del primo periodo degli Wailers. Poi mi ricordo che a un certo punto notai una cosa che per me era estremamente grave. Sì, perché alla sinistra di Marley c'erano le I-Twins, il trio vocale che lo accompagnava, quello composto da Rita Marley, da Judy Mowat e da Marcia Griffiths. Però in realtà quella notte le I-Twins erano due. Sì, non c'era Judy Mowat, ne sono sicuro, non c'era. E così cominciai a dare delle gomitate al mio amico Wilson. Dissi: Wilson, non c'è Judy Mowat, è una cosa molto grave. Era una sensazione bellissima, ci sentivamo padroni della città, ci sentivamo che il nostro eroe aveva cantato e suonato per noi, aveva ballato per noi e con noi. E quindi tutto era
estremamente semplice adesso. Sì, il nostro eroe ci aveva indicato la strada, il nostro eroe ci aveva detto di non aver paura di nulla e di nessuno. E noi non avevamo paura di nulla e di nessuno. Mi ricordo che io e Wilson avevamo una fame pazzesca. Sì, tanta fame. Cominciamo a girare avanti e indietro per quella strada, proprio di fronte all'Elysium. Poi, facendo il giro del teatro, e ci ritrovavamo all'uscita, quella dei camerini. Io dissi a Wilson, ma secondo te Marley è già andato via? Lui mi disse, Mark, tranquillo, non credo. Beh, dopo 5 minuti, 10, un quarto d'ora, 20 minuti, non me lo ricordo, vedemmo proprio Marley e i musicisti che uscivano. C'erano due macchine che li aspettavano. E poi vedemmo che di corsa, dall'altra parte del marciapiede, arrivava proprio lui, Don Less, il quale fece esattamente come si fa nei film. Prese un taxi al volo e immagino abbia detto al tassista, segui quelle macchine. Beh, lo facevamo anche noi. Prendevo un taxi al volo anche noi e al tassista gli abbiamo detto, segui quelle tre macchine. Eravamo impazziti, eravamo felici, eravamo contenti, sapevamo che davanti a noi c'era il taxi con Don Letts e davanti al taxi con Don Letts c'erano le due macchine con Marley e gran parte dei Wailers. Mi ricordo che ci andavamo per Londra seguendo quelle macchine ed eravamo felici, contenti, esattamente come puoi essere felice e contento quando hai 17 anni e hai visto Marley e Elysium. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Uscì anche l'album che conteneva la registrazione integrale di quel disco. No, non integrale. C'erano un sacco di cose che avevano tagliato. Poi a me all'inizio dava un po' fastidio il fatto che il concerto fosse stato registrato e poi mixato e poi masterizzato nello studio mobile dei Rolling Stones. Sì, era una cosa che mi dava leggermente fastidio. Così come mi davano leggermente fastidio i dischi live. Sì, con tutti quegli applausi e quegli interminabili assoli di batteria. Però quello lì, il live di Bob Marley a Elysium, era una cosa particolare, anche se mi ricordo che poi una volta ho letto un'intervista con Chris Blackwell, il boss della Highland Records, il quale disse che in realtà la registrazione di No Woman No Cry inserita nel live non era quella dell'Elysium, ma era stata registrata qualche tempo prima al Roxy, un locale di Los Angeles. Ecco, questa cosa mi ha dato davvero fastidio. Perché io la versione di No Woman No Cry Elysium me la ricordo ancora, era straordinaria, era bellissima. E pensare che in quel disco c'era un'altra versione, mi diede molto fastidio. Ho visto anche in quell'occasione, quando gli dissi questa cosa di No Woman No Cry, si limitò a sorridere. Mi disse che avevo davvero delle tesime strane, che invecchiando avrei sicuramente peggiorato lo scenario. Io ero un po' orgoglioso di queste cose. Mi piaceva fare quello un po' nerd, un po' preciso su questo genere di cose. Dischi, vinili, cassette. Sì, mi piaceva molto. Lui era più giamaicano. Forse anche in questo c'era il segreto di quel legame così forte. O forse più semplicemente era il fatto che avevamo 17, 18, 19, 20, 21 anni. E quindi i legami che stabilisci in quel periodo secondo me sono quelli più belli. Sì, facevamo un sacco di cose perché noi non avevamo tempo da perdere. Avevamo preso un po' l'erba. Arrivarono dei poliziotti, trovarono l'erba, lo portarono al commissariato, lo rilasciarono dopo qualche ora e poi dopo qualche giorno ci fu il processo. E Marley disse al suo avvocato, uno giovane, uno sveglio, fai come ti dico io, digli che io fumo l'erba perché la mia religione mi dice di farlo, è un sacramento. L'avvocato disse, Mr. Marley, mi sembra un po' spregiudicata come linea difensiva. Gli disse, fai così. Lui fece così e il giudice gli diede ragione. Fu assolto. Fu condannato a pagare una multa di 50 sterline, poco più. E io mi ricordo che quando raccontai questa cosa a Wilson del processo, lui si infuriò. Gli disse, Wilson, tranquillo, è uscito, è tutto a posto, perché ti arrabbi? Non capisci niente, Mark. Allora, noi siamo a Notting Hill Gate. O meglio, siamo proprio qui, a Ledbrook Road. Ed esattamente a 300 metri da qui, al commissariato, Marley è stato lì per circa 3 ore. E noi non l'abbiamo visto.
abbiamo perso un'occasione storica. Poi però lo incontrammo un'altra volta. Sì, lo incontrammo per davvero allo Youth Center. Era un centro ricreativo per giovani, diciamo così, dove mettevano i dischi Josh Shaka e anche Dennis Gobert col suo Sound System e altra gente forte, altra gente tosta. E mi ricordo che eravamo lì per una dance, una di quelle notti che sembrano non finire mai, proprio come le notti d'estate. E a un certo punto sentivo una canzone che era fantastica, che era bellissima, ma che non conoscevamo. Era una canzone che diceva: apri i tuoi occhi, sei soddisfatto di quello che vedi, sei soddisfatto della vita che vivi, noi sappiamo dove stiamo andando e sappiamo da dove arriviamo. E dice proprio così Marley, chissà perché, però è bella questa cosa del reggae, come se fosse una borsa grande nella quale metti le cose per te più importanti, quelle preziose, quelle le quali proprio non puoi fare veramente a meno. Sì, provate a immaginare il reggae, soprattutto il reggae di quel periodo, quello dei Golden Days, quello del Roots Reggae, quello di Robert, Nesta, Martin, di tutti gli altri, come una grande borsa nella quale mettevi e poi trovavi le cose preziose. Due giorni prima gli avevano detto che aveva un cancro e aveva al massimo 6 mesi di vita. E lui arrivò al Stanley Theater a Pittsburgh per fare il sound check di quello che sarebbe stato il suo ultimo concerto. E a un certo punto cominciò a fare una canzone. Era una di quelle inserite in Survival. E questa canzone andò avanti per circa 40 minuti. Era una canzone in cui, tra le altre cose, Marley diceva: work, abbiamo un lavoro da fare e lo faremo. E alla fine, dopo quei 40 minuti in cui Marley continuava a suonare quella canzone, a ripetere e a scandire quelle parole sul palco, e anche quei pochi che erano ad assistere al soundcheck, piangevano tutti. Del concerto alla Siona e dell'amicizia con tra Mark e Wilson. Vi auguro la buonanotte. E vabbè, sono amici, è una vita che va così. E no, dico che l'applauso è stato bello sostanzioso, quindi io vi saluto per davvero, vi ringrazio, vi auguro una buonanotte e vi lascio con loro, perché secondo me, visto che l'applauso è stato bello forte, un'altra canzone secondo me ve la fanno. Grazie ancora, bless. Con le mani su, che non abbiamo batteria, niente ritmo.